Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria. Siamo in tour sul Canal Bianco verso il Po di Levante, quindi da Adria più o meno verso, diciamo, i cantieri navali bisentini, e poi dopo torneremo indietro con questa bella iniziativa del CNA provinciale assieme all'Istituto Alberghiero, ne abbiamo già parlato anche ieri. E naturalmente oggi siamo su questa barca straordinaria con Rudy Toniato, che è il nostro capitano, che adesso vogliamo appunto sentire ed ascoltare. Rudy Toniato, il nostro capitano. Allora, innanzitutto interessante questo tour sul Delta. Lei è uno dei precursori, uno degli armatori che sta seguendo da anni questo nostro territorio, e sappiamo che lei frequenta anche altri territori veneziani e non solo. Perché è innamorato di questo, visto che lei tra l'altro non è neanche polesano? Beh, allora, innanzitutto Rudy Toniato, padovano, migrato nel Delta del Po ancora negli anni 70 con papà Mario. Poi, vabbè, ci chiamiamo Delta Tour perché abbiamo proprio iniziato la nostra attività qui nel Delta del Po, proprio a Porto Barricata. Nell'arco degli anni abbiamo capito che il turismo fluviale poteva essere una grande opportunità, prima di tutto come crescita aziendale, ma secondo anche per il territorio. Abbiamo investito tantissimo su tutto il territorio del Veneto, e oggi noi come Delta Tour navighiamo un po' dappertutto, dal Delta del Po alla Laguna di Venezia, alla Riviera del Brenta, Padova, la Riviera Euganea e quant'altro. Dopo il progetto Antiche Vie di Navigazione, la Riviera Euganea, si è aperta un'ulteriore finestra, tanto che ho coinvolto i miei due colleghi, la ditta Cacciatori di Porto Tolle e la ditta Acqua di Adria, e con loro abbiamo visto un'opportunità importante di investire sul fisso del Tartaro Canal Bianco. Ecco che nasce l'idea Fiume di Mezzo, e con loro abbiamo acquisito questa imbarcazione che si chiama Costanza. Dicevo prima che ci vuole tanta costanza, quindi nome adatto sul posto adatto. Abbiamo iniziato in pieno Covid con questo nuovo tour, e ci ha dato tantissime soddisfazioni perché abbiamo iniziato un'attività turistica laddove non c'era nulla, dove non c'era nessuno, e dove tutti quanti per anni non avrebbero mai pensato che si potesse fare del turismo fluviale. Un turismo lento, un turismo sostenibile, un turismo che collega il territorio con la barca, con la bici e con la saporare i sapori di questa bellissima terra. Oggi abbiamo fatto un esperimento piacevolissimo, mi è piaciuto un sacco, anche con l'Istituto Alberghiero di Adria, che hanno fatto questa iniziativa insieme a CNA di Rovigo e supportata da CNA Padova. Abbiamo portato avanti questa iniziativa in maniera veramente eccellente, siamo molto contento, e mi auguro che questo nuovo modo di vedere il territorio sia promotore e divulgatore di nuove idee da portare appunto sul Fiume di Mezzo. Abbiamo veramente tantissime cose da far vedere, tantissime vie d'acqua da navigare, e grazie a voi che ci date l'opportunità tramite questo mezzo di poter farci un po' di promozione e pubblicità di questo nostro prodotto. Grazie mille. Facendole i complimenti, però volevo chiedere, a regime, cioè, siete quasi arrivati a regime per quanto riguarda il turismo in Polesine, o può crescere ancora di più? Guardi, se facciamo scala da 1 a 100 il turismo in Polesine, posso dire che siamo a quota 20, quindi abbiamo ancora tantissimo spazio da poter crescere. Perfetto, grazie, con questo auspicio la saluto. Grazie a voi, buona giornata.